Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con la nuova puntata di Zeus Master of Olympus. Allora ragazzi, la scorsa missione l'abbiamo ben tritata, devo dire. E è stata una puntata abbastanza lunga, abbastanza veloce, devo dire, perché si è trattato sostanzialmente di robe militari e la costruzione di un tempio, quindi siamo andati molto veloci, ma è anche giusto così, in giochi come questo bisogna andare veloci, altrimenti che razza di noia è? Una noia terribile. Oltretutto, scusate un attimo, io devo fare un pochettino più attenzione al fatto che questi qua si vanno a prendere le capre. E guardate quante diavolo ne hanno prese. Poi finisce per addirittura calare la produzione di formaggio, per la miseria. Va bene, comunque sia, adesso... Ah, i vari tributi, grazie. Ma mi sa tanto che faccio un altro... No, vabbè, faccio qualche altra casa. Tipo qui. Tipo qui. E tipo qui. Perché per la miseria qua... Un attimino bisogna starci attenti. Oh, riempiamo tutto bello di giardinetti. Devo dire che la nostra città sta cominciando ad acquisire una forma più interessante, eh. Bene, ma lo sto facendo più per estetica che per altro, ragazzi. Questo. Allora, vediamo un po'. La missione attuale dice 3 santuari. Quindi andiamo subito a vedere che santuario... Ah, ok. Arbor di Atena. Arboreto sarebbe di Atena. E... Dove lo costruisco, però? Mi sa che lo faccio qui. Oh, attenzione! C'è bisogno del marmo! Non vendere il marmo, non vendere il marmo e non venderlo neanche di qua. Dov'è che si vendeva il marmo? No, non venderlo, non venderlo. E questo accetta, anzi, get. Così se lo va a riprendere. Vediamo se se lo va a riprendere. Allora, il carretto dovrebbe arrivare, mo lo vediamo subito. Mi sa tanto che... Sì. Ok, perfetto, sta tornando. Arboreto di Atena, facciamo i templi qua. Vai, bam. Adesso però... Cioè, come diavolo faccio a vedere... Aspetta. Qua devo girare per forza un po' la visuale. Ok, questo qui fino a qua ci dovrebbe arrivare. Bene. Cominciamo. Cominciano a costruire il tempio. Perfetto. Vabbè, quello che ci serve ce l'abbiamo. Non ci sarà proprio nessun problema. Ma cominciare ad arrivare il marmo sicuramente. Infatti lo stanno portando. Quando siamo messi 0 lavoratori, altri 144. Ok. Benissimo, benissimo. Oh, l'olio... Attenzione. Bisogna stare un po' attentini. Vabbè, il Tempio di Atena lo stiamo costruendo. La popolazione è di 5.000. Però siamo 4.888. Casa per altre 200 e qualcosa persone. Aumenterà sicuramente perché queste adesso evolvono. Quindi... olio d'oliva, vabbè, arriverà. Arriverà a 5.000, è solo questione di tempo e di poco tempo. Ah, ok, devo completare una missione che mi verrà assegnata a breve. A questo punto, ragazzi, di nuovo, io credo che la cosa migliore da fare sia quella di... Aspetta, scusa un attimo. Beh, a sto punto quasi quasi ne faccio un'altra di questa qua. Giochi istmici cominciano. Quanti disoccupati ci sono? Casa per tutta sta gente, allora vai. Vabbè, non vi preoccupate. Facciamo questi 3. Città ha bisogno di più lavoratori, me ne rendo conto, ma tanto
A brevissimo, guarda. 250. Oh, che sta succedendo? Si sta devolvendo qualcosa? Sì che si sta devolvendo qualcosa. Che diavolo? L'acqua. Ma perché? Ma perché l'acqua? Abbiamo vinto i giochi istmici comunque nel mentre. L'invasione di Ade. Arriva Cerbero. La sala di Ercole. Maratona vende più grano. Adesso arriva Apollo. The Red Cattle. Fulfill my quest and you will be rewarded. Ok. Allora, c'è effettivamente la sala di Ercole. Che devo fare? A proposito, dove diavolo sono andato a finire? Dove la faccio la sala di Ercole? Ah, proviamo a farla qui e vediamo di che cosa ha bisogno. Ah, grande accesso alla cultura? E allora niente di tutto questo ha senso. Ah, sconfitto Cerbero. Ci ha pensato Apollo. Grande. Come siamo messi con la con i lavoratori qua però? Ok, vabbè, si è rievoluto tutto quanto. Porca miseria. In questo gioco, questa è una cosa che mi fa gelare il sangue e che ogni tanto però succede. Ne ho esperienza. Nonostante tutto quello che puoi fare, nonostante tutte le buone intenzioni, qualche volta succede qualche casino del genere che non ti spieghi. Per esempio, con due fontane, come diavolo è possibile che questi non abbiano avuto accesso all'acqua per così tanto tempo? Vuol dire che siamo stati così sfigati che talmente tante volte hanno preso un giro diverso le fontane che... è successo così. Vabbè, comunque sia, adesso arriverà un sacco di gente, piano piano i lavoratori, infatti. Ecco qua che arrivano i tributi. Sarebbe figo avere un alto deposito di armature, perché a quanto pare, cioè, vale la pena avercelo, secondo me. Come siamo messi qua col tempio? Siamo già a un ottimo punto. Veramente a un ottimo punto già. Allora, la sala di Ercole, stavamo dicendo prima, bisogna farla in un punto con alto accesso culturale, quindi... Ah, tra l'altro qui il podio è rimasto senza filosofi per un po'. Il che vuol dire... che... forse è il caso di farne un altro di collegio. E forse anche un'altra drama school. Ed è il caso di fare la sala di Ercole qui. A posto, posso già chiamare Ercole. Ho 32 anfore di vino, 32, precise. Ho vinto giochi pannellenici, 1500 persone. Qui stavolta sono stato proprio fortunato, perché ho avuto tutto bello pronto. Cioè, fortunato, abbiamo costruito una bella città, cavolo. Però sono stato anche fortunato, c'è poco da dire. Ercole deve svolgere una missione, quindi richiamarlo in città è davvero importante. Anfipoli mi ama. Ok, ecco, è arrivato Ercole. Adesso scusa un attimo, ma molto bene, perfino Ercole mi fa i complimenti. E comunque c'è qualcosa che non va. Perché allora c'è Apollo. C'è qualcosa che non va, perché ho letto un messaggio tipo che Ade distrugge Hermes, qualcosa del genere. Che sta succedendo qui? Che è successo? Ma che sta succedendo qua? Perché? Ma cosa è successo? Che è successo tutto di colpo? Ma davvero? Questo è stato Ade. Perché è Ade che si occupa di queste cose, cioè quelli delle tasse, eccetera, Trading Post. Però, ma Itome, qui oltretutto, si compra le olive, assolutamente.
Manca di lavoratori, eh. Ma ha distrutto qualcos'altro? Giochi nemeani cominciano. Abbiamo un nuovo monumento. Ma io non neanche me ne sono accorto che Ade stava attaccando la città. Porca miseria. Ho visto solo Cerbero io, che è il cane di Ade. Ma qua il tempio intanto... No, 5.000 persone. Perfetto. Ah, Dispatch Hero. A posto. L'abbiamo già mandato. Perfetto. A sto punto, ragazzi... Niente. Dobbiamo solo muoverci. Oh, Temiscria lancia un'invasione. Itome vende più olive, molto bene. Vabbè, l'invasione ce ne frega. Guardate quanti soldi abbiamo. 127.000. Oh! Ecco qua, che arriva. Completata. Bene. Abbiamo fatto la missione per Demetra. E... va bene. No, molto semplicemente adesso serve la... Scusa un secondo. Che diavolo è successo? Mo perché la popolazione si è abbassata? Ma un'altra volta? Ma state scherzando? Ma stai scherzando, spero. Porca miseria. Ma perché non ci passa... Non ci passano i portantini... Il Minotauro. Ah, vabbè. Vabbè, mo ci pensa Apollo. Mo devo costruire... sì, vabbè, allora. I roll per Teseo... Onestamente lascerei anche perdere. Vabbè, corrompiamo l'invasione che sta arrivando. Non ho combattuta neanche una di invasione. Mi sta bene così. Arbor di Atena completato. Perfetto. Allora, questi sono i benefici che mi dà. I soldati sono più forti. Le piante di olive crescono vicino al santuario, quindi volendo le posso cogliere. E ha promesso lei stessa di aiutare a difendere la città dalle minacce interne ed esterne. Il che è un bene. Giochi pitici cominciano. Ehi. Aspetta, ma com'è sta storia? Ma devo quindi davvero fare la sala dell'eroe per Teseo? Che palle. Allora, come siamo messi qua con... 165 lavoratori richiesti. Ma perché, in nome di Dio, non passa l'acqua qui? Non riuscirò mai a capire questa cosa. Facciamo così. Invertiamo. Ok, bene. Vabbè, sì, accetta. A posto. Oh, Minotauro sconfitto. Perfetto. Non la faccio alla sala di Teseo, allora. Amen. La taglia vende più carote. Edificio collassato. Un granaio... Ma che è successo? Ah! Porca miseria, aveva distrutto i due... Maintenance office, porca miseria. Questo è male. Allora, facciamolo sì a metà strada. Questa strada dovrebbe essere più che sufficiente. Oh, invasione di Ares adesso. Bene, è arrivato il dragone. La sala di Giasone. Per la miseria, ci mancava solo questo. Oh, ma che è sta? Vabbè, effettivamente me l'aveva anche detto che poteva succedere. La sala di Giasone mi pare che sia un pochettino più facile da gestire. Vediamo un po'. Eh sì, 16 anfore di vino. Basta non venderlo per un po'.
regalo di 4, 8, 12. Golden City is a jewel in the Greek countryside. Ho vinto. effettivamente non aveva senso fare altro, perché avevo già vinto. I tre santuari c'erano, popolazioni 5.000 c'erano, tutte le cose, 200 persone in estate or better, 2.400 persone in apartment o meglio, profitti, la missione, avevo già fatto tutto, non me ne stavo rendendo conto. Volevo semplicemente affrontare le cose. Va bene, procediamo. In the harshest and most barren of environments, you have managed è finita l'avventura. Per la miseria. From which it has emerged unblemished and strong. Greece's most noble heroes are frequently spotted on the city's streets, and monsters and other unsavory types steer clear of the most notable city in the world. Allora, nelle più difficili e nel più inospitale degli ambienti, sei riuscito a costruire una città che ha le amenità dei più ricchi, le terre più fertili. Hai guidato Atene attraverso tempi di grande difficoltà dai quali sei emerso forte e vincitore, cioè, e non sconfitto. I più grandi eroi e nobili della Grecia sono frequentemente avvistati nelle strade della città, e i mostri e gli altri genia simile stanno lontano dalla più rinomata città del mondo. Quindi, ragazzi, questo è quanto. Questa è quanta. L'avventura è finita. Io pensavo onestamente che questa serie sarebbe durata un pochettino di più. Pensavo di arrivare a una dodicina di puntate, però effettivamente non ci vuole poi così tanto se sei rapido e sai quello che stai facendo. A questo punto, ragazzi, avrei una domanda per voi, perché vedo che comunque la serie ad alcuni piace molto. Non è la serie più seguita del canale, ok? Però ad alcuni piace molto questa serie, quindi vorreste un'altra avventura? Oppure seguite la mia idea, e la preferisco di gran lunga, perché non facciamo un altro gioco della stessa serie? Perché ce n'ho uno in canna proprio pronto, se volete, da portarvi al posto di Zeus, cioè il successore di Zeus. Ok? Non vi dico niente, sarà una sorpresa. Se volete andatevelo a spoilerare su Google, andate a vedere, perché il successore di Zeus è molto meno conosciuto, perché è uscito in un momento in cui già questo genere era in picchiata, non era più di grande risalto come era invece all'epoca dell'uscita di Zeus, o ancora meglio di Caesar 3 o di Pharaon, che sono quelli che sono venuti prima. Quindi non molti lo conoscono, e può essere interessante anche per qualcuno scoprirlo. Quindi che ne dite, ragazzi? Io, o se per me, vorrei davvero portarvi un altro gioco. Così ve lo mostro, ok? Certo, Zeus ha più da offrire di questo. C'è anche l'espansione Poseidon, però onestamente non mi va tanto di farlo. Cioè, preferisco portarvi un gioco nuovo. Che ne dite, ragazzi? Fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate, e di conseguenza io prenderò una decisione più o meno a seconda di quello che riesco a fare. Nei prossimi giorni vedrete saltare fuori una nuova serie di questo tipo, con tutta probabilità. Ok, ragazzi? Quindi direi che questa serie finisce qua, per adesso, oppure continuerà in altra forma, ok? Nel mentre, ragazzi, vi voglio ringraziare. Grazie come sempre di aver seguito la serie, grazie di supportare il canale, grazie di tutti i like, di tutti i commenti, di tutte le condivisioni che avete fatto, grazie perché aiutate tantissimo il mio canale a crescere, siete davvero meravigliosi. Stiamo creando davvero una piccola community, è ancora embrionale, me ne rendo conto, ma sono molto felice di questo. Quindi, ragazzi, grazie. Grazie di avermi seguito. Spero che la serie vi sia piaciuta, e so per certo che a qualcuno sta piacendo moltissimo, però, insomma, fatemi sapere nei commenti come pensate che dovremmo andare avanti. D'accordo? Quindi, eccoci qua, ragazzi. Abbiamo finito per ora, ma torniamo tra poco con un qualche tipo di contenuto simile a questo che voi contribuirete a decidere. Ok? Quindi, di nuovo, qui sotto nei commenti, e nel mentre, come sempre, ragazzi, oltre ai ringraziamenti, è il solito iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e se vi è piaciuta la serie che con oggi finisce, e se vi va di seguirne altre, insomma, diciamo così.
E come sempre i link in descrizione li trovate per tutti i miei social e per supportare il canale. Va bene ragazzi? Di nuovo per l'ennesima volta, grazie e fatemi sapere qui sotto nei commenti che cosa ne pensate. Ci vediamo presto!